York mi sfrecciò davanti come in un'immagine sfocata, con le sue distese di capelli anneriti e fine interminabili di antenne della TV. Quando il treno finalmente rallentò la sua corsa, Gognetti fece la sua mossa.
norma e le ore contate. Molto, molto vicini alla sua cattura. Prende un rapporto dettagliato, ma adesso mi sono da fare. È tutto quello che siamo riusciti a strappare a Jim Bravura, vice procuratore della polizia di New York. A parte le sue dubbie abitudini alimentari, Bravura faceva parte dei buoni. Era il destino che ci aveva reso rivali. Ma quando parlava della mia cattura era decisamente fuori strada. Avevo seminato i suoi agenti almeno per il momento.
si era infilato in un vicolo cieco. I vapori che emergevano dai tubini davano l'impressione che ci fosse l'inferno a bruciare sotto di noi. Dov'è Lupino? Volditi! Pessimo inizio, Billy. Ah, polizia brutale! Mi sono sempre distinto in questo. Tu non puoi eliminarmi così a sangue freddo! Ah, davvero, credici? Questa è la cosa che mi fa sentire meglio. Ascoltami bene, non sarò il capro espiatorio di nessuno, voglio sapere dove si nasconde il tuo capo. Non lo facevo per la gloria, non ero stato io a cercarmeli, erano i problemi a essere venuti da me, di quelli che non si potevano dimenticare. Giustizia e onestà erano polvere d'oro in questa città, non avevo illusioni, non ero uno di loro, non ero un eroe. Questa mamma, io, una pistola, e un piccolo truffatore tremolante, le mie opzioni non erano moltissime. Te lo dirò, ma non farmi ancora del male. Lupino a Ragnarok, il nightclub. Denunciami, arrestami, sbattimi in galera. Tutto quello che vuoi, ma non farmi del male. I tuoi diritti verranno letti al tuo funerale.